questo punto. È innegabile che ci sia però una, come dire, una differenza di valutazione dell'impatto del virus, Mirta. Adesso la voglio mettere così. Da una parte c'è Bassetti e molti altri autorevolissimi scienziati che delineano una strada, dall'altra c'è il Comitato Tecnico Scientifico e Ricciardi stesso, che però non è un signor quisque de populo, ma è il consulente primo del Ministro della Salute, che dice dilaga incontrollato il virus, vanno fatte ancora misure ancor più stringenti, questo è il grande tema. Come, sono due posizioni inconciliabili, Bassetti, la sua... No, ma no, scusi, mi faccia dire, ma guardi che non sono... Allora, io ho detto una cosa diversa, io non l'ho detto che non bisogna prendere delle decisioni, io le ho detto una cosa diversa. Io le ho detto che una settimana fa il Comitato Tecnico Scientifico ha detto che le regioni, sulla base di numeri e quindi di quanti contagi andavano, dovevano prendere delle iniziative. Questo avremmo dovuto fare quei criteri ancora più stringenti, con sì dei lockdown o cosa simile di aree circoscritte, quartiere per quartiere, ma andare a chiudere una categoria, andare a dire chiudiamo dalle 6, io non credo che porterà risultati. Vogliamo creare dei risultati? Allora andiamo a mettere in sicurezza quelle che sono le persone che sono più colpite da questo virus, che hanno delle maggiori conseguenze, perché sì che i giovani sono colpiti, ma guardi che i giovani, io sono qua, adesso vi saluterò, ne ho ricoverati, ma dopo 2 o 3 giorni che sono in ospedale, fortunatamente, grazie a come siamo diventati più bravi a gestirlo, poi riescono a uscirne. Chi ha più difficoltà? Posso fare una domanda? Sono le persone anziane. Certo, certo Mirta, poi sentiamo allora, l'autofinanza migliore. Una domanda a Bassetti. Perché devo dirvi che da quando mi è capitata questa avventura, che è capitata a moltissimi italiani, cioè essere a contatto con un positivo asintomatico, mi arrivano moltissimi messaggi. In questo momento il telefonino che esplode di messaggini, perché una delle cose che le persone cercano di capire, fanno fatica, è come bisogna regolarsi, differenza fra quarantena e isolamento. Che cos'è davvero un contatto stretto? Come si definisce? E una volta che io sono a casa, come sono io, come mi devo comportare con il resto della famiglia? Che devo fare? Devo avere i guanti? Non devo vedere gli altri? Devo stare chiusa in camera? Essendo al momento negativa, perché il primo tampone è negativo. Perché dico questo? Perché secondo me c'è proprio un tema su questo di blocco della società. Cioè, questa catena di Sant'Antonio ormai del positivo che blocca un mondo attorno a sé, come bisogna gestirla? Allora, secondo me noi dobbiamo definire chiaramente che cos'è il contatto stretto, perché è quello a rischio. Il contatto stretto è chi sta per più di 15 minuti con una persona a meno di un metro senza vestire i dispositivi di protezione individuale. Il che vuol dire che se io lavoro in un ufficio in cui io sto in una stanza e c'è un positivo in 4 stanze più in là e io non l'ho mai visto perché facciamo orari diversi e perché lui in qualche modo veste e io vesto la mascherina, quello non può essere definito un contatto stretto. Purtroppo oggi sta succedendo che quando si mettono in quarantena vengono messi in quarantena tutti senza fare questa che è un'attività di intervista. Purtroppo c'è da dire che oggi ce ne sono talmente tanti e ce ne saranno talmente tanti che tra poco troveremo che buona parte del nostro paese finirà di essere in quarantena o in isolamento per un o la quarantena o altri addirittura in isolamento perché hanno qualche parente. Per cui su questo dobbiamo, secondo me, anche su questo tornare a dare una definizione chiara di che cos'è il contatto stretto, perché voglio dire, io ho sentito tante storie di persone che contatti stretti non hanno avuto eppure sono stati messi in quarantena. Su questo bisogna di nuovo tornare, secondo me. Il CTS dovrebbe tornare a dire chiaramente che cos'è un contatto stretto, chi deve andare in quarantena, per quanto ci deve andare e come farla, perché se no ogni città, ogni regione, ma addirittura ogni ufficio fa a suo modo e quindi evidentemente poi crea confusione e rischiamo di avere un paese che diventa bloccato. Grazie professor Bassetti.